tappa al Top Ascese per il maestro Maurizio Mastrini, l'unico pianista che suona al contrario. L'artista, nell'ambito del Francigena Festival, uno degli eventi del luglio al Top Ascese, si è presentato sul palco allestito in piazza di Casoli per presentare la sua ultima fatica, Fly, un album tutto da vivere. 13 pezzi, tra cui il Tango Clandestino, brano dedicato a Papa Francesco, e ancora una nuova versione di Children, brano icona della musica mondiale degli anni 90, ma anche Tiè, un pezzo suonato con le corna per scongiurare tutti i mali che il numero 13 porta con sé. Sono nato pianista e ho fatto il pianista fino a 10 anni fa, poi 10 anni fa, per le problematiche che hanno iniziato a colpire l'arte in Italia, ha fatto sì che io lasciassi questo lavoro, e per 7 anni ho fatto il manager di una società di produzione video e produzione musicale. Se non che la necessità di riprendere in mano quello che era la mia vita artistica ha fatto sì che io una sera andassi a dormire e mi svegliassi la mattina con questo sogno di Bach, che mi diceva: prendi il preludio numero 1 dal crescendo ben temperato e inizia a suonarlo partendo dall'ultima nota. Ho studiato 15-16 ore al giorno, passando da Bach a Mozart a Beethoven, Chopin, quello che usciva era fantastico. E la particolarità sta proprio nel fatto che il brano che si suona, che si conosce in un modo, suonato al contrario, è assolutamente riconoscibile, ma è gradevole all'orecchio. Tante tappe in giro per l'Italia, ma anche un tour internazionale che toccherà città come Pechino, Dubai e Vienna. Per un artista considerato un talento puro, diventato in breve tempo un successo mediatico mondiale. La sua storia artistica, che ha sconvolto le regole per aver ricomposto e riproposto le partiture dei classici suonandole al contrario, è tutta da ascoltare. Qui ad Altopascio presenterò questo nuovo lavoro, che è Fly, questo nuovo disco che è uscito a marzo, che sta andando benissimo nelle vendite in tutto il mondo. Fly, rispetto all'album dell'anno passato, Terra, un album che ho realizzato a New York, questo è più etereo, ci porta a sognare, ci fa tornare in un certo senso anche bambini in qualche brano.